Questa trasmissione è offerta da... Buonasera a tutti, bentrovati a un nuovo appuntamento con Comuni alla Ribalta e bentrovato Luca. Ciao Martina, buonasera a tutti. Astolfo, re dei Longobardi, era solito andare a caccia in umide paludi e intricate foreste con il suo fedele falcone. Un giorno lanciò il suo falco all'inseguimento di una preda, ma il falcone sparì nel bosco senza lasciare tracce. Allora re Astolfo lo cercò disperatamente, invano. Decise di fare un voto: se lo avesse ritrovato avrebbe fondato una città e una chiesa dedicata alla Madonna. Dopo numerose ricerche lo vide appollaiato sul ramo di un enorme albero di carpine e il re decise di rispettare il giuramento fatto. Fondò la città che chiamò Carpi e anche la chiesa di Santa Maria, conosciuta poi come la Sagra. È con questa leggenda che vogliamo cominciare la nostra puntata di questa sera. Protagonista, lo avete capito, è Carpi e parleremo di storia, di arte. Visiteremo il bellissimo castello, il Palazzo dei Pio che domina l'imponente piazza, poi dopo ricorderemo anche una figura del mitologico, possiamo dire, sportivo Dorando, mitologico. Dorando Pietri, il maratoneta che passò alla storia, possiamo dire, per non avere vinto alle Olimpiadi di Londra nel 1908, poi dopo parleremo anche di Carpi legata alla memoria. Infatti a soltanto 6 chilometri dal centro storico c'è Fossoli, dove c'è stato un campo di concentramento, e poi negli anni 70, proprio nel cuore della città, all'interno del Palazzo dei Pio, è stato allestito un museo dedicato ai deportati. Quindi abbiamo molto da conoscere di questa città e allora cominciamo subito a introdurre i nostri ospiti di questa sera, a partire dal sindaco Enrico Campedelli. Benvenuto. Benvenuto. Grazie, buonasera. Abbiamo visto, Carpi è il secondo centro della provincia di Modena per grandezza, sui 70.000 abitanti. Sì, abbiamo superato i 70.000 abitanti da poco, e, diciamo, è una realtà abbastanza grande, direi forse il primo comune non provincia della regione Emilia-Romagna, quindi diciamo una dimensione abbastanza, che pone insomma delle complessità insomma, dal punto di vista, diciamo, sociale, non solo, quindi una realtà importante insomma per la regione, quindi credo che diciamo, poi fra l'altro con gli ultimi, diciamo, le ultime cose che sono successe, il terremoto del 29, perché noi ci ha toccato abbastanza il 29, insomma credo che insomma ci siano delle complessità notevoli e quindi insomma diciamo un centro importante per tutta la regione, un centro importante per la provincia di Modena, ma soprattutto insomma una città che sta cercando di ripartire con diciamo, tutte le caratteristiche insomma, per poterci riuscire, insomma, quindi credo che questo sia un dato importante. Una comunità molto coesa, una comunità insomma, in cui l'associazionismo e il volontariato sono soggetti importanti, no, che si sono spesi e che continuano a farlo, quindi, e che hanno contribuito insomma, alla crescita appunto della nostra città, e quindi insomma, una realtà insomma, in cui la coesione sociale, la qualità della vita insomma, da sempre ha tenuto livelli molto elevati.
Allora faremo in modo di parlare anche di questo, di volontariato. Lei ha fatto cenno al sisma, giustamente. Tra l'altro a Carpi in questi due giorni si è tenuto un importante convegno in cui ha partecipato anche la sovrintendente Carla Di Francesco, che noi abbiamo sentito, e poi dopo intanto continuiamo con le nostre presentazioni. Allora saluto anche Lorenzo Bertuccelli, presidente della Fondazione Fossoli, ben trovato. Benvenuto. Buonasera. Avremo occasione in questa puntata di vedere le immagini. Siamo stati al campo di concentramento, appunto a 6 chilometri da Carpi, e a questo museo del deportato, proprio nel centro storico, al quale hanno partecipato anche, hanno dato la loro opera diversi artisti. Vedremo anche Picasso e altri. Ci vuole intanto introdurre questo? Ma sì, diciamo che la città di Carpi ha questa caratteristica di essere un luogo di storia e di memoria intorno forse a uno degli snodi più importanti della nostra storia recente. Forse si può dire non solo della nostra storia intesa come territorio locale o regionale, ma sicuramente anche la dimensione nazionale probabilmente sta stretta a questa dimensione. Infatti qui troviamo il campo di Fossoli, era il campo principale di internamento, di transito, poi di smistamento per la deportazione politica e razziale durante la Seconda Guerra Mondiale, e quindi è in pratica uno degli snodi del sistema che i nazisti avevano costruito in Europa. E se è vero che la nostra democrazia, forse il nostro continente, rinasce da quella guerra, ecco, quello è forse davvero uno dei luoghi della storia e della memoria del nostro territorio, del nostro paese e anche della nostra Europa. Ne abbiamo viste alcune immagini che poi approfondiremo. Si è fatto cenno all'associazionismo e al volontariato. Sergio Zini è presidente della cooperativa sociale Nazareno, benvenuto. Quindi un esempio di questo associazionismo e volontariato. Di che cosa si occupa la sua cooperativa? Ma la nostra cooperativa è nata sul solco di un personaggio a Carpi importantissimo, Don Ivo Siringardi, che ha fondato l'Istituto Nazareno già negli anni 50, appunto per accogliere persone che avevano subito problemi durante la guerra, e poi man mano si è dedicato ai bisogni emergenti della città. E noi ci occupiamo di persone con disabilità, nel senso che abbiamo, come dire, costruito luoghi per accogliere queste persone all'interno di un percorso, diciamo così, educativo e riabilitativo, che può andare a coprire un po' tutti i settori, cioè la riabilitazione, l'inserimento lavorativo, il bisogno di abitazione o comunque tutte le cose che riguardano una migliore qualità della vita. Ecco, questo è il nostro lavoro, e con questo cerchiamo di creare, poi intessere legami e rapporti attorno alla realtà. In particolare creiamo un evento tutti gli anni che si chiama Festival Internazionale delle Abilità Differenti, per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della disabilità. Allora, ripercorremo queste tappe man mano. Ultimo ospite, ma non ultimo, Gianfranco Zinani, ristorante sommelier, benvenuto. Grazie dell'invito. Un menù veloce per invitarci a venire a Carpi. Ci avviciniamo ormai alle festività natalizie, penso che un pranzo natalizio sia proprio di importanza già da prepararsi. Potrebbe essere, per la nostra tradizione, anche di tradizione di norcineria, quindi il maiale è sempre stato uno degli animali usati per la maggior parte fin dalla storia, quindi i salumi nella nostra tavola non mancano, gli insaccati con il famoso gnocco fritto, e questo per l'ingresso di un antipasto, per arrivare poi ai magnifici tortellini in brodo di cappone, e si prosegue con una piccola carrellata di arrosti che si va dagli animali da cortile come l'anatra, come la faraona, e i bolliti, in cui siamo tra i comuni in cui riteniamo tuttora di portare in alto la nostra tradizione. E poi dopo ci sono i dessert, che siamo abbastanza golosi anche nei dessert, la nostra torta di tagliatelle e le classiche zuppe inglese, che un po' nel nostro circoscrizione e oltre nei comuni limitrofi usano, ma anche noi sappiamo usare bene. Il tutto logicamente condito da una delle quattro doc importanti dei famosi Lambruschi, il nostro salamino di Santa Croce, che noi andiamo fieri di avere queste bellissime bollicine di colore rubino, quindi
È un bel modo di terminare. Ecco. Allora, non svegliamo troppo perché avremo modo di approfondire, tra l'altro siamo andati anche a visitare una cetaia, la cetaia certo. comunale, quindi restate con noi, adesso noi ci fermiamo per pochi istanti, continuiamo la nostra passeggiata a Carpi, a tra poco. Siamo ancora nel centro storico in via San Francesco, dove c'è la pizzeria San Francesco, e con me i titolari Lucia e Matteo. Lucia, qual è la filosofia di questo bellissimo locale? Accontentare sicuramente il più possibile i nostri clienti, andandogli incontro con le aperture e gli orari. Noi siamo aperti 7 giorni su 7, sia a pranzo che a cena, durante le feste, in estate abbiamo la convenzione con l'USL di Carpi e accettiamo i maggiori buoni pasto, i più diffusi. Matteo, non solo pizza però, quindi anche... Quindi possiamo avere tanti tipi di menù, il nostro menù alla carta prevede dalla carne oppure anche le più famose insalatone estive, ma va bene anche in inverno. Abbiamo dei primi di pesce, dei primi tradizionali ed è possibile comunque, mettendosi d'accordo, fare più o meno quello che vogliamo, tutto quello che volete. È vero che siete famosi per le feste? Certo, abbiamo tutti i ragazzi che sabato fanno i compleanni e le cene di classe. E allora vi aspettiamo qui a festeggiare con noi in pizzeria San Francesco, in via San Francesco. Di sasso in sasso era un magazzino, è diventato molto di più. Ultimata nel maggio del 2004, Casa Mostra Ceramiche Franco Monari è la casa nel bosco, un luogo incantato da visitare e da amare. Circondata dal verde, la casa è diventata il centro di tutto il gruppo e i suoi edifici rurali, completamente ristrutturati, ospitano la mostra, gli uffici e il deposito. L'atmosfera è incantevole, la firma inconfondibile. Ceramiche Franco Monari, uno stile conosciuto e riconosciuto nel mondo dei pavimenti, rivestimenti e arredo bagno, come simbolo di qualità, bellezza e suggestione. Ceramiche Franco Monari vi aspetta a Carpi, in via Gargallo Est, al numero 16. Ben ritrovati in studio Comuni alla Ribalta, dedicato a Carpi, che martedì e mercoledì ha ospitato questo convegno per parlare di progetti di ricostruzione, alla presenza della direttrice dei beni artistici dell'Emilia Romagna, ma anche del ministro dei beni culturali, Lorenzo Ornaghi. Andiamo a vedere che cosa è emerso. Dottoressa Carla Di Francesco, Palazzo dei Pio a Carpi, questa è la sede per fare un po' il punto della situazione a 6 mesi dal sisma che ha colpito i nostri territori emiliani. Che cosa è stato fatto? Che cosa c'è ancora da fare? Beh, cosa è stato fatto? Lo abbiamo presentato ieri, ma continueremo anche oggi. Messe in sicurezza e primissimi interventi. Questo è un po' la sintesi. Oltre che una ricognizione sistematica dei beni culturali, in particolare le chiese danneggiate. Cosa c'è da fare? È un programma di ricostruzione che ha bisogno, oltre che dei fondi naturalmente, ha bisogno dei tempi per progettare, ma progettare insieme alle comunità, cioè ogni bene culturale è inserito in una città, in un luogo, in una campagna o in un centro storico e quindi deve essere il destino dei beni culturali, in particolare delle chiese, ma non soltanto, anche i palazzi e i musei, deve essere collocato in un ambito di ricostruzione che vede l'interesse di tutta la comunità che vuole rientrare nelle case in centro storico, dei municipi che vogliono riprendere la loro sede storica e quindi anche di tutti gli altri edifici che si considerano e che sono beni culturali. Questo è un lungo lavoro, quando noi diciamo che ci vorranno degli anni è per questo, perché naturalmente non sono delle singole parti sono singole parti di una realtà che è tutta collegata ai nostri monumenti. Certo, in questi 2 giorni state facendo il punto della situazione, ho visto un poco nel programma anche i vari territori presi in esame, quali sono i punti più critici dai quali partire i monumenti storici?
Punti critici, guardi, ce ne sono veramente tanti. C'è magari una domanda che ci poniamo, che è da dove dobbiamo cominciare. E ce la siamo anche già data nell'operatività. Quello che abbiamo fatto in questi mesi, noi, ma insieme a tutti quelli che sono gli enti proprietari, come le curie e quindi le parrocchie, o i comuni, o anche i privati, abbiamo cominciato a far sì che le nostre azioni possano trasmettere ad un tempo non lunghissimo i nostri beni culturali, non lunghissimo perché stiamo facendo opere di preservazione e di puntellatura, quelle che chiamiamo le opere provvisionali. Dopo le opere provvisionali e per esempio le coperture provvisorie delle chiese oggi scoperchiate, bisognerà poi pensare a fare progetti di restauro veri e propri, di ricostruzione e finanziarli. Ecco, appunto, finanziarli per quanto riguarda i fondi, adesso sappiamo dei 670 milioni di euro dell'Unione Europea, ma come vi muoverete in questo senso? Noi siamo Ministero Beni Culturali, i fondi non sono assegnati a noi, siamo però insieme alla Regione a stretto contatto. Il tema è che dai fondi complessivi che sono assegnati appunto al commissario delegato bisognerà ritagliare la quota parte per i beni culturali. Intanto che andava l'intervista alla sovrintendente Di Francesco, abbiamo visto un poco di immagini proprio della piazza di Carpi, si vede il Duomo incartato. Sì. No, devo dire che diciamo, questo convegno ha fatto un po' il punto della situazione sui beni, sul patrimonio storico-artistico del cratere del sisma, e da questi dati emerge che Carpi è praticamente nel cratere del terremoto sul patrimonio storico-artistico per le sue dimensioni il secondo comune dopo Ferrara, no? Per danni avuti appunto dal sisma. Io quello che ho chiesto al Ministro in quella sede è stato insomma, quello di avere attenzione nei confronti delle comunità del cratere, quindi non solo per Carpi, ma delle amministrazioni comunali, insomma dei comuni di tutto il territorio. Perché ho posto questo tema? Perché credo che diciamo, gli emiliani sono sempre stati famosi per essere quelli che, rimboccandosi le maniche, riuscivano a diciamo, districare queste problematiche da soli. La cosa che ho detto è stato il peso che abbiamo sulle spalle è molto più grande di quello che riusciamo a sopportare. Allora, o il governo centrale si pone negli obiettivi insomma, di ripartire insomma, da questi territori, o altrimenti noi avremo davvero molte ma molte difficoltà, nel senso che non può essere che ad oggi diciamo, questa problematica rimanga solo come elemento insomma, della regione Emilia-Romagna o comunque dei comuni interessati. Se si pensa al risanamento dello Stato nazionale su cui il governo Monti sta lavorando già da un po' di tempo, questo risanamento non può partire che dalla ripartenza di questi territori, perché se non fosse così probabilmente qualche ripercussione a livello nazionale ci sarebbe, anche solo per l'importanza che ricopre insomma, l'economia di questi territori sul prodotto interno lordo nazionale. Noi rappresentiamo dall'1,8 al 2% del prodotto interno lordo, quindi credo che cioè, le tasse versate da questo territorio allo Stato centrale sono circa 6 miliardi di euro, cioè non sono noccioline, quindi è chiaro che o il governo si fa carico di questo o altrimenti avremo difficoltà. Per cui quello che abbiamo posto a Ornaghi è stato questo, aspettiamo risposte dal governo centrale, sebbene qualche risposta sia arrivata, ma riteniamo che sia comunque insufficiente. Abbiamo fatto anche il punto l'altro giorno quando siamo venuti a Carpi con l'amministratore delegato di una grande azienda del distretto della moda, infatti abbiamo fatto un po' quel punto della situazione economica post-sisma. Infatti Luca volevi aggiungere? Volevo chiederle appunto che priorità vi siete anche dati, visto che sono tanti i soggetti che agiscono sulla ricostruzione a vari livelli, come comune quali sono le priorità che avete individuato? Beh, noi inizialmente siamo partiti diciamo, condividendo il percorso regionale del commissario Errani rispetto al tema della ripartenza delle scuole, quindi noi
a metà settembre siamo ripartiti con tutte le scuole sul nostro territorio, così come è successo insomma in tutto il cratere del sisma. Ci sono tre scuole che sono partite nei container, ma perché diciamo entro l'anno, massimo gennaio, avremo la ristrutturazione completa anche di quegli edifici scolastici. Il secondo obiettivo è stato quello della casa. Noi insieme Carpi, insieme al comune di Finale, sono stati gli unici due comuni, ad esempio, della provincia modenese che è riuscita a chiudere i campi portando le famiglie negli appartamenti e non richiedendo i moduli. Noi avevamo iniziato subito dopo, un mese dopo il sisma, a incontrare tutte le associazioni di impresa e diciamo, i soggetti sul territorio che potevano avere a disposizione alloggi, no? Cercando una sorta di accordo bonario con i proprietari rispetto a questo è funzionato. E quindi il tema della casa. L'altro tema è quello dell'impresa. Sebbene a Carpi le imprese siano state meno danneggiate rispetto ai territori della zona di Mirandola, perché comunque ci sono tipologie costruttive diverse, perché il tessile abbigliamento ha tipologie costruttive diverse rispetto al biomedicale, l'altra questione è che l'epicentro del terremoto più vicino è stato sul comune di Novi, quindi a qualche chilometro da Carpi, quindi non abbiamo mai avuto l'epicentro noi a Carpi. Per cui insomma le situazioni sono state queste. Oggi ci poniamo il tema insomma, continuiamo sulla questione della casa per il recupero appunto degli edifici che diciamo, hanno avuto l'inagibilità rispetto appunto alle scosse e ai danneggiamenti insomma, ricevuti. L'altra questione è quella del patrimonio storico-artistico, cioè la nostra intenzione è quella di cercare di lavorare per ripartire insomma, il più presto, anche perché noi avevamo avuto un'altra esperienza nel 96 in cui ci fu un terremoto con l'epicentro in provincia di Reggio, no? Di Reggio Emilia, che rispetto a questo era quasi niente, però nel 96 Carpi risultò il comune più danneggiato della provincia di Modena e dal 96 abbiamo iniziato opere di consolidamento e di ristrutturazione del patrimonio pubblico abbastanza importante, cioè la sede comunale fu chiusa dal 96 fino al 2004 per consolidamento e ristrutturazione, lo stesso Palazzo dei Pio, la Torre della Sagra, quella che lei citava all'inizio, no? Costruita da Re Astolfo nella leggenda, così, la torre è stata ristrutturata negli anni passati ed è stata inaugurata circa un anno e mezzo, due anni fa e ha tenuto insomma, il consolidamento che abbiamo fatto, quindi diciamo che oggi la nostra intenzione appunto è quella di ripristinare le situazioni pre-sisma e di ripartire e ricominciare, insomma. E allora continueremo a parlare anche di questo, anche di economia del territorio insieme a Gianfranco Zinani per capire anche nel vostro settore dell'enogastronomia come sono andati questi sei mesi dal terremoto di maggio. Ci fermiamo per una piccolissima interruzione e poi dopo torniamo tra poco.